Buongiorno a tutti. Allora, le mie ferie sono cominciate il 1° settembre, finiscono il 15. Diversamente chi le ha fatte ad agosto o chi le ha fatte anche a luglio. Io mi trovo a Marina di Camerota. Oggi sto utilizzando questa casa dell'acqua per caricare delle bottiglie. Molto ecologico. Questo è il porto di Marina di Camerota. Questo non ci fate caso, è il mio primo vlog, quindi se è fatto un po' male non mi fate dislike. Anzi, per incoraggiarmi, like a quantità. Quindi vediamo un po' come funziona. Ho preso la scheda e adesso passo a farla il riempimento delle bottiglie. Ma chi sto vedendo questo? Ma tu video, va bene? No, mi serve la foto. Sì, ora faccio la foto. Non ce l'abbiamo la foto, guarda. Buonasera. Buonasera. È la più bella frutta bancarella del Cilento. No, non è vero, non è vero. Quella costa 100 euro, signora. Qua vi metto su YouTube e faccio diventare famoso. Io già sono famosa, qui che piazza già facciamo la e se tu lavora adesso mira in proporzione che sei 2,50 meno 500 euro e più piccolo 2,50 si sì, mi dico un assegno signore signore vuole lo compravo. Buon.
con le cose, e mi sono Thank you.
Alle mie spalle potete ammirare il castello di Marina di Camerota. Purtroppo non posso alzare, sì, perché c'è il sole dentro. Sto utilizzando la testa per coprire il sole. Non so come farvelo vedere, dovrei trovare un orario più accettabile per farvelo vedere. Comunque è bello, non si può entrare dentro perché mi sembra che non sia accessibile per i visitatori, però dall'esterno comunque potete fare delle foto, perché comunque viene bene. Mi metto un po' più vicino e si dovrebbe vedere meglio. Che carino! Mamma mia, proprio abbandonato. Vediamo se riusciamo a entrare. Forte! Forte! Oh mamma! Raga! Bellissimo ragazzi! Ragazzi, si può andare! Ci sono anche le scritte, carino! Oh! Mamma! Beh, belle scritte, forti. Quasi vedo tutto il porto, bello! Anche se sembra in riparazione sto castello, si può entrare anche senza fare biglietto, ma con tutta la responsabilità personale, perché qua ci si fa male, sembra un cantiere aperto, qua ci si fa male, la responsabilità è propria. Quindi se prendete la decisione di entrarci, state attenti a dove mettete i piedi, perché vi potete fare veramente male. Bello. Guardate, c'è uno spettacolo che fa paura qui. A parte tutte le scritte, mi sa che qua è l'unica cosa che ancora sta in piedi. Ma mi piace il paesaggio, bello. Allora, proprio laggiù, se vedete, proprio in quel punto lì, dopo, ecco, dove sta il ditino, proprio qua giù, c'è la spiaggia dove vado a fare il bagno io. Comunque lì, più in là dove c'è quella torre, c'è una grotta scavata all'interno della parete. Non so se riuscite a vederla dalla camera, purtroppo questa è un S5. E nei lati c'è un'altra grotta, se dopo ho il tempo o nei prossimi giorni.
qui su questo piano non c'è molto da vedere, quindi scendiamo perché rischiamo di farci molto male. Quindi usciamo, perché per salire su ci facciamo veramente male. Solo voglio andare a vedere lì, ok, perché quella è una torre, qui ci siamo già stati, altra stanza, altra porta, c'è un sacco di stanze, altra stanza, altra porta. Oh, bello bacconcino, carino carino, forse ce ne sono molte altre di bacconcini. Oh, è bello però, eh? Giovi, ecco qua, dedicato a mia moglie, Giovi vita mia, ma non sono stato io però a scriverlo, eh. Gli atti di vandalismo non sono per me. Bello. Ah, questa poi, grande, non so questa che cosa fosse, penso che occhio e croce per la mia conoscenza un po' ignoranza dovrebbe essere forse una cappella o una chiesina, vedendo io così gli affreschi, anche se non vedo angiolini, però quello mi sembra un altare, quindi deduco che forse in origine dovrebbe essere una chiesa. Andiamo avanti. Non scendere XXX. Non so se questo dovrebbe essere un avviso di morte. Oppure XX sta per un'altra cosa. Mamma mia, bello. Sinceramente... Ui, sopra c'è proprio un piano. Sei sicuro? Sei sicuro? Grande. Qui non c'è nient'altro, ci sono altre stanze, piccoli bacconcini come si usavano all'epoca. Ma dopo la strada per tornare a casa trovo, mamma mia, bello. Grande, sto sul tetto, ecco quell'altra torre. Sì, ma proprio a questo punto penso che il giro sia finito. Beh, se lo ristrutturano fanno una bella cosa, guarda, ecco, effettuiamo la discesa. Le scende, penso di ritornare di qua, ok, sembra la stessa stanza. Scendiamo piano piano, sì, di qua. Scendiamo piano, dobbiamo fare tutti i corridoi, eh? Sì, aspetta. Qui in un'altra stanza. Puzzolo e panda. Beh, originario, guarda. Qua secondo me ci dormi uno pure. Ecco qua, questa è l'uscita.
Ragazzi, all'inizio avevo detto quindi che secondo me non si poteva entrare, forse era a pagamento, c'era qualche divieto, ma come avete visto non violate nessuna norma di sicurezza, non c'è nessun divieto delle persone, ma c'è neanche una segnaletica che dice che c'è un cantiere, boh. Sembra che sia in atto qualche opera di ristrutturazione, ma non vedo operai, non vedo segnaletica. Quindi se venite qua a Marina di Camerota e volete visitare il castello, state attenti solo se entrate di non farvi male e non dite niente a sintonia. Adesso vi mostro dove sono stato per questa settimana a dormire. Questo è un resident Bolivar, spero di averlo pronunciato bene. È diciamo che una sorta di diverse casette messe all'interno di un parco. Adesso vi faccio vedere un po' più o meno una delle tante case dove si alloggia, tanto comunque sono tutte uguali, non so quante ne sono, ma ne sono parecchie. Today, tonight, your vibe, desire, our eyes on fire. Finiscono qui, però al rientro ho avuto una bellissima notizia, adesso ve la faccio vedere. Ok, accendiamo la luce, vi faccio vedere qual è stata la lieta notizia. Non questi porcelloni, dietro facciamo vedere, ecco, mamma Sissi ha partorito. Ne prendo uno che la luce si fa acchiappare, eccolo qui, uno. Ecco qua. Sono tre porcellini meravigliosi, quelli papà. I papà arcellone.